Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video che avrà esattamente lo stesso feeling del mio outfit in questo momento perché questo weekend non deve succedere niente di che, ma allo stesso tempo devono succedere un sacco di cose e con questo intendo che sono io a doverle far succedere e quindi mi sono vestita molto casual per affrontare queste 2 giornate di fuoco perché il weekend scorso sono stata via per lavoro e oggi la casa è tutta sottosopra e c'è bisogno di fare qualcosa perché sta letteralmente andando fuori controllo. La situazione è questa. Giusto per farvi rendere conto di come sono messa in questo momento. Allora, nell'ordine devo riportare dei pacchi da rispedire ad Amazon perché sono le scarpe che mi sono arrivate della taglia sbagliata. Poi devo andare a portare dei vestiti al cassonetto giallo, devo andare a recuperare dei vestiti in lavanderia, devo andare a lavare la macchina, devo in qualche modo riportare uno stato decente in casa perché poi stasera ho a cena mio padre perché in tutto questo, essendo stata via, non siamo riusciti a festeggiare come si deve il mio compleanno e quindi viene stasera a cena da me. Per cui devo assicurarmi che la casa sia messa un pochino meglio, più accogliente. Poi domani ho a pranzo un paio di cugini per una pizzata tutti insieme e poi dovrei anche spacchettare e mettere via tutti i regali che ho ricevuto e questo vorrei farlo comunque insieme a voi. Diciamo che questo sarà un weekend bello impegnativo, pieno di cose da fare, cose non troppo wow, ma allo stesso tempo che si devono fare, per cui benvenuti in un vlog molto casalingo, ma anche molto movimentato, un po' diverso dai soliti video che pubblico. Detto questo, la smetto con le chiacchiere perché ho davvero tantissimo da fare. Esco subito e andiamo a fare tutte le cose che si devono fare subito oggi perché dovrei anche infilarci la spesa da qualche parte. E poi devo anche assolutamente annaffiare tutte le piantine, c'ho tantissime cose da fare. Mi sta venendo giusto un attimo d'ansia. Comunque le scarpe sono queste, ve le avevo già fatte vedere nel video precedente. Praticamente la storia è andata così. Le prime le ho prese della misura 39 ed erano troppo grandi. Le seconde le ho prese della taglia giusta, ma mi sono arrivate sbagliate, quindi sul pacco era scritto 38, ma in realtà erano 37. E poi alla fine sono riuscita a farmi spedire quelle giuste della taglia 38. E ora che le ho anche utilizzate, vi posso dire che meritano comunque, anche se non sono di proprio altissima qualità, sono comunque delle scarpe un po' tipo una cinesata e costano pochissimo, però per quello che le utilizzerò sono perfette. Mi serviranno soprattutto come scarpa da portarmi in trasferta quando vado on site per i vari eventi che organizziamo, per cui sono perfette. Sono scarpa da lavoro, non mi serve avere una scarpa troppo costosa o troppo di qualità perché poi le metto un giorno o due e poi finisce lì. Ho lavato la macchina, è perfettamente pulita. L'ultima volta che è stata così pulita non so quanto tempo fa è stato, forse 5 mesi fa? Non lo so. Sembra quasi nuova. Eccomi di nuovo qua dopo una giornata intera di corse, sia io che la casa siamo pronte ad accogliere gli ospiti, che sono un po' in ritardo, ma fa niente, anche perché in questo modo sono riuscita a prepararmi bene anch'io, altrimenti li avrei dovuti accogliere un po' tipo stile scappata di casa. Vi faccio vedere la tavola.
Nel forno si stanno ancora preparando le ultime cose. Dentro il frigo ho la caprese, pronta anche lei. E io sono prontissima, sto indossando il mio vestitino preferito di Zara. Adesso ve lo faccio vedere meglio. Ve l'ho già fatto vedere nel video estivo e anche nel video precedente, se non ricordo male. È davvero bellissimo, l'ho indossato una volta in ufficio e ho ricevuto tantissimi complimenti, sono stati tutti molto carini con me. Al posto della cintura in corda che era arrivata insieme al vestitino, sto indossando questa bellissima cintura color talpa di mango, che tra l'altro si abbina tantissimo anche alle mie Havaianas che ho comprato di recente su Amazon. Direi che è decisamente il vestitino estivo perfetto. Eccomi di nuovo qua, sta per finire anche la domenica. Il pranzo con i cugini è finito, sono andati via poco fa. Fuori sta per iniziare il diluvio universale perché ci sono delle nuvole che fanno abbastanza paura e tra l'altro sono solo le 4, ma in casa è quasi completamente buio e non so come farò a filmare adesso, ma ci proverò. Intanto questo è quello che rimane dalla nostra festa di oggi pomeriggio. Devo sistemare un po' perché è tutto un po' sotto sopra, ma direi che è andata più che bene. Ci voleva decisamente una giornata così. Mi metto subito a sistemare tutto questo e poi passiamo ai regali, che è la cosa che interessa a tutti. Questo mi è arrivato oggi, me l'hanno regalato mia sorella e il suo fidanzato. È davvero bellissimo. Eccoci qua, ho sistemato tutto. La casa ha finalmente preso uno stato dignitoso e io sono davvero felicissima. Ho tutti i regali qui, adesso ve li faccio vedere uno ad uno e direi di partire da quello che sto già indossando perché l'ho ricevuto oggi dai miei cugini, ed è questo bellissimo braccialettino in argento. È davvero carinissimo, proprio molto estivo e molto sbarazzino, ma allo stesso tempo molto fine e molto elegante. Mi piace davvero tantissimo e sono molto grata per questo regalo così carino e bellissimo. Questo l'hanno preso da Unique Home Jewels, che è un negozio in via Vigevano 39 a Milano. Molto molto bellino. E era in questa scatolina qui, molto carina. E poi insieme al regalo ho ricevuto anche questo bellissimo biglietto che è stato proprio creato a mano da mia cugina e io sono rimasta davvero senza parole quando l'ho visto, perché una cosa così bella non penso di averla mai vista. È davvero stupendo e una cosa davvero preziosa, una di quelle cose che devi per forza tenere perché è talmente bello che sembra un'opera d'arte. Questo sarà un bellissimo ricordo per me. Passiamo invece al regalo che ho ricevuto dal mio ragazzo. In realtà noi quest'anno abbiamo fatto un patto per cui abbiamo deciso proprio di comune accordo di non regalarci cose troppo impegnative per l'anniversario o per i compleanni o altre feste, ricorrenze, ma di regalarci dei regali, dei pensieri un po' così non troppo impegnativi per tenere tutti gli altri soldi da parte per progetti un pochino più importanti che abbiamo in mente e che vorremmo realizzare da qui a breve. E quindi lui non mi ha fatto un regalo troppo impegnativo, però un regalo assolutamente apprezzato da me,
mi ha regalato questa bellissima orchidea che è davvero stupenda. È un'orchidea un po' diversa da quella classica, un pochino più originale, più ricca, più bellina, sarà una varietà diversa, ma la trovo davvero graziosissima e mi piace davvero tantissimo. Tra l'altro, questa orchidea è stata amata e apprezzata da tutti quelli che sono entrati e quindi ottimo regalo. Poi il giorno del mio compleanno lui ha comunque organizzato il pranzo. È andato fuori a comprarmi i fiori e appunto anche la torta che abbiamo già mangiato. Tra l'altro è stata buonissima, una torta gelato con crema di pistacchio e nocciole, sopra anche un sacco di nocciole e pistacchi. Vi inserirò una foto qui per un assaggio proprio visivo, ma è stata davvero buonissima. E poi ovviamente ha preso il vino, ci ha pensato a tutte le cose che servivano per il pranzo e per la cena, per cui per me quando si tratta di cibo e qualcuno che ci pensa al mio cibo sono davvero felice e quindi è stato più che apprezzato questo regalo che mi ha fatto il giorno del mio compleanno, oltre a doversi sorbire tutti i miei capricci perché ero appena tornata dalla trasferta, ero stanchissima e un po' di difficile gestione. E quindi lui è stato davvero molto paziente e mi ha coccolata in tutti i modi possibili, per cui non chiedo di più, sono sincera. Abbiamo un altro regalo che ho ricevuto da una mia collega. Anche qui c'è un bigliettino davvero bellissimo. C'è scritto sopra gli anni, quanto è poi in giorni, ore, secondi, minuti. Per cui è davvero originale, un sacchettino anche molto carino, molto colorato, davvero molto sbarazzino. E poi il regalo è una etichettatrice che io non ho ancora comprato e quindi ci ha pensato lei, perché conoscendomi, sapendo che amo etichettare tutto l'impossibile, ha deciso di regalarmi questa etichettatrice che trovo davvero bellissima. È molto molto carina e davvero perfetta per tutti i miei barattoli da etichettare. Un altro regalo ricevuto da una persona con la quale condivido lo spazio vitale in ufficio è questo libro qui, e questo libro racconta un po' di aneddoti su di noi, un giorno ve li racconto, però comunque è molto apprezzato anche questo. Mi ha stupita particolarmente ricevere questo libro da lei perché lo ha fatto in un modo in cui non me l'aspettavo proprio di ricevere un regalo. E devo dire che i regali più inaspettati sono quelli che ti lasciano un po' più stupita e più, non so come dire, sono proprio rimasta piacevolmente colpita. E quindi questo sarà una lettura delle prossime settimane. Credo proprio che mi piacerà moltissimo. Questi giorni c'è stato anche un altro compleanno in famiglia, per cui sono andata a comprare dei regali per quella persona e ho approfittato per acquistare una cosa anche per me e ho comprato questa crema e scrub per mani della marca Fito Relax. Sono sincera, non l'ho mai utilizzato e in realtà mi sono fatta convincere dal packaging che trovo davvero bellissimo. È facile convincermi col packaging. E poi una crema al cocco è la perfezione, direi. Ha un profumo davvero buonissimo, la proviamo anche insieme almeno la crema. È una crema comunque con il 98% di ingredienti di origine naturale, quindi perfetta anche per l'ambiente. Il profumo è davvero buonissimo. E la consistenza è molto morbida e molto idratante, non sembra ungere troppo. Adesso vediamo se lascia le macchie su tutte le cose che dovrò toccare. Lascia decisamente le mani molto molto setose. Altri regali che ho ricevuto sono questa bellissima palette di Douglas, che è una palette di blush e ci sono diversi colori, diverse tonalità. Io non so se le userò tutte, però sicuramente
Queste qua le userò, questa un po' meno, però le proverò tutte. Questa mi serviva proprio, non avevo il blush, per cui molto apprezzata. Questa insieme al mio profumo, ovviamente, perché chi mi conosce mi regala il profumo. Le ho ricevute dalla mamma del mio ragazzo e sono infatti azzeccatissimi perché lei mi conosce davvero benissimo. Questo, anche se ne ho un altro quasi pieno, non andrà sprecato, sono certa, anche perché è in formato un pochino più piccolo, per cui lo posso portare in borsetta, mentre l'altro che ho da 100 ml lo tengo a casa perché decisamente non si può portare in giro. Passiamo ai regali che ho ricevuto da mia sorella. Vabbè, vi faccio vedere questa perché la confezione spoilera un po' il contenuto. Mi ha regalato la tazza, la travel mug della Nespresso in collaborazione con Chiara Ferragni. E la trovo davvero stupenda. Confesso che non è che vado proprio matta per Chiara Ferragni, anche se la stimo davvero tantissimo per tutto quello che ha creato e per la business power woman che è. Comunque, la tazza e il design è questa qua, mi piace davvero un sacco e sicuramente la userò tantissimo perché io in inverno mi porto sempre il caffè americano dietro, mentre in estate lo uso per il caffè freddo o per l'acqua. Il regalo è perfetto per me. Poi mi ha regalato anche altre cosine in questa bellissima pochette di Sephora. C'è un latte per il corpo di La Vie Belle. Questo è davvero buonissimo e non vedo l'ora di cominciare ad usarlo. Anche perché mi stavano finendo tutte le creme per il corpo, per cui proprio puntualissima, ci arriva lei. Poi c'è il bagno doccia, sempre di La Vie Belle, sempre di Lancôme, collezione La Vie Belle. Il tonico Pixi alla vitamina C, ne ho provati diversi di Pixi, ma non quello alla vitamina C, per cui quando lo provo ve lo faccio vedere come mi sono trovata. E poi un mascara mini di Marc Jacobs, questo è davvero apprezzatissimo anche perché sono alla ricerca di qualcosa di più diverso da quello che uso di solito e averne uno in versione mini da provare è ottimo. Sono certa che mi piacerà perché la spazzola classica e non quella in plastica dura che a me non piace e con questo abbiamo finito i regali. Non ne ho moltissimi, ma sono tutti super belli e troppo apprezzati. Ho ricevuto poi anche un po' di soldini e quindi questo significa solo una cosa. Haul. Ricordatevi di iscrivervi se non l'avete già fatto perché il prossimo video sarà una nuova haul, quindi mi comprerò delle cose con i soldi che ho ricevuto in regalo, per cui saranno altri regali da spacchettare insieme a voi. E so già alcune cose che vorrei acquistare perché mi servono proprio, però per scoprire che cosa saranno queste cose, mi raccomando, ci rivediamo nel prossimo video. Io vi ringrazio di essere passati di qui anche oggi, anche questa settimana. Spero di rivedervi la prossima. Ci tengo a dirvi che è stato davvero bello per me festeggiare quest'anno il compleanno perché ho avuto modo di vedere alcune persone, di passare un po' di tempo in compagnia, un po' di tempo di qualità in compagnia e non ho fatto mega festoni, ma ho avuto davvero tutto quello che mi serviva. Mancava solo mia madre, ma lei spero di rivederla presto a luglio, per cui ci rifaremo anche con lei, festeggeremo un sacco anche insieme a lei. Vi lascio alla vostra giornata e ci rivediamo la prossima settimana. Ciao!